aspetta il passaporto. A chi serve questo patrimonio storico? Cosa vorrà dire? Ciao, non mi chiamo Sydney e questo non è Russaliana a punti russi di italiana. Infatti mi chiamo Toshio e benvenuti alla nostra nuova rubrica Mosca in bici. Speriamo che vi piace questa idea. Io farò dei giri con la mia bici e vi faccio vedere dei posti speciali qua a Mosca che di solito i turisti o la gente straniera che ci viene di solito non vede. E oggi vi porto a uno di quei posti. Benvenuti a Sud-Ovest, secondo me il miglior quartiere di Mosca. Adesso andiamo un po' in salita e poi vi faccio vedere l'area dove vi voglio portare oggi. Su questo quartiere a sinistra, questo bosco si chiama Kainkova o Jayasinova. No, secondo me è già Jayasinova, perché Kainkova è finito. E a destra potete ammirare la terra meravigliosa di Teopolistan. Sì, un quartiere che conosco molto bene. Ecco, ci siamo quasi. Quest'arco che vedete avanti si chiama la Porta del Paradiso, è una delle entrate alla mansione che andiamo a vedere oggi. Prima comunque vi faccio vedere un'altra cosa che secondo me è troppo interessante. Poliziotti, aspettiamo un po'. Ecco, questo edificio rosso è il museo della paleontologia. Ci sono scheletri dei dinosauri. Sì, è un posto davvero meraviglioso. Adesso comunque vi faccio vedere il posto più interessante di quest'area. È una discesa di 1,5 km. Andiamo? Eccola qua. Fresca, proprio una meraviglia. Thank you.
troppa gente per venerdì. Un'altra discesa, finalmente. Qua possiamo vedere la capolinea dell'autobus che abbiamo visto prima, e adesso vi faccio vedere uno dei quattro stagni. A proposito, siamo al quartiere che si chiama Unskoye, cioè in russo vuol dire stretto, per qualche ragione. Ecco, ci possiamo fermare e qua potete vedere un posto per la gente che noi chiamiamo trichechi, marji, la gente che nuota d'inverno sotto ghiaccio. Scriveteci nei commenti se potete decifrare questo segno qua. Cosa vorrà dire? Chi vive qua? Ed eccovi uno dei quattro stagni. I tre stagni sono lì, chiusi, perché lì c'è un club chiuso dei pescatori, quindi si dovrebbe pagare per arrivare fino a quegli stagni. Questo è aperto. Possiamo vedere la gente che nuota. A dire la verità non so se è permesso nuotare qui, ma di solito a noi moscoviti non importa troppo se si può nuotare o no. Se è un posto che conosciamo, va bene così, anche se è pericoloso. Qui c'è ancora rimasto un quartiere molto bello, molto rustico, che non sembrava neanche che fosse Mosca. Adesso la demolizione è in corso e, come tutte le cose buone e belle a Mosca, saranno demolite queste casette qua. 2 anni fa abbiamo già fatto un video e vi abbiamo detto che almeno nel 2020, mentre stavamo chiusi dentro le case, le autorità di Mosca stavano cercando di distruggere il patrimonio storico che è ancora rimasto. La verità è che non ci sono troppi edifici storici a Mosca, non più, e per le autorità certamente conviene più costruire un centro di business, costruire un grattacielo di 20-30 piani per aprire più uffici. A chi serve questo patrimonio storico? Non a loro. Questo è l'edificio degli stabili, i principi che possedevano questa mansione. Tenevano i loro cavalli qui, in questo edificio. Adesso, come potete vedere, è dilapidato e mi sa che adesso ormai è fuori uso. Questa è l'altra porta della mansione. Adesso andiamo a vedere l'altra parte storica.
guardate un po' a sinistra, belle case, davvero belle. Se non mi sbaglio, queste case erano per insomma per la gente che lavorava nella chiesa, che adesso vi faccio vedere. Sì, case rustiche, questa è nuova, mi sa che questa è casa dove vive il capo della chiesa. Adesso andiamo a vedere la chiesa stessa. Ecco, allora c'è una discesa, ecco, questa è la chiesa della Madre Vergine di Kazan, costruita nei finali del 600 dal proprietario della mansione. Per fortuna è rimasta qua, non demolita. Adesso vi faccio vedere la mansione Uskaya. Ecco, possiamo vedere qua cosa ci dice. Ministero di Nauke, Высшего образования, Тренировочный клинический центр реаниматологии и реабилитации. Ministero dell'Istruzione. Centro scientifico e clinico della reanimatologia e riabilitazione. Ah, meno male. Ecco, vi faccio vedere un po' l'edificio, anche se l'entrata è sempre chiusa, bisogna avere un permesso. Ecco, costruita dai principi Trubetskije. Ecco, buongiorno. Ah, mi ha risposto in italiano. Un po' di storia. Prima della rivoluzione del 1917 qui c'era la casa del principe della famiglia Trubetskoj. Certo che la storia è molto più lunga, ma gli ultimi proprietari erano gli Trubetskije. Poi, dopo la rivoluzione, le autorità sovietiche hanno aperto qua una clinica o località per bambini disabili. Poi questa parte della storia di questo edificio è durata solo 2 anni, perché i sovietici hanno pensato, ma no, ma una mansione per i bambini, vai. E poi hanno convertito questo edificio in una località e clinica per i ministeri dello Stato sovietico. Adesso, come possiamo vedere, c'è una clinica del Ministero della Sanità. È vero. Sì? E lei da dove conosce italiano? È un italiano? Non ancora. Perché? Aspetta il passaporto? Sì, esatto. E dove? In Italia? Adesso andiamo al sud. Sì, 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 proprio vicino. E lei come mai parla italiano? Perché sono russo, specialista per l'Italia. Ah, davvero? Sono qui già tante volte, posso raccontare. Le fa la guida? Posso fare anche. No, io sono addecaesce anche. Ah, capito, capito. Ma per questa clinica, sì? No, clinica del Banco Centrale. Ah, quello là, sul Sevastopolskij, vero? Era dell'Accademia delle Scienze, prima. Lei conosce, sì, sì, la, sì, storia? Sì, lo conosco. Oggi sarà proprio l'escursione. Se... Oggi? Sì. Ah. Alle 3 sarà una lezione, poi escursione. Non lo so, se danno il permesso che le entra. Forse no. Beh, oggi non ho tempo perché devo scappare, altrimenti ci andrei.
sono italiano, mm-hmm. perfetto. Ieri era, hanno girato il film Romano V, ah. tutto il giorno fino a 4 di mattina. Mm, addirittura. Sì. Lei come si chiama? Anton. Anton. Italiano perfetto. Grazie. Valerio. Piacere. Ciao. Va bene, vado ciao. In piscina. Ciao. Torno, se lei rimane ancora, parliamo ancora. Va bene, grazie, grazie, ciao. Buona fortuna. Grazie a lei. Giunge al termine la mia passeggiata nell'area di Uskaye. Spero che vi abbia piaciuto questo formato e questo viaggio. Spero che sia stato abbastanza informativo. Ho conosciuto questi ragazzi pochi minuti fa. Sono attivisti contro la demolizione del patrimonio storico. Allora, se vi è piaciuto questo video, metteteci un like e iscrivetevi al canale. E prossimamente su Mosca in Bici vi faccio vedere, non vi dirò cosa vi faccio vedere. Va bene, grazie per l'attenzione, ci vediamo dopo. Ciao!